E torniamo a parlare con persone interessanti. Persone interessanti in che senso? In senso che vengono qua nel nostro covo di pirati informatici e ci parlano di qualcosa che potrebbe servirci per le nostre strategie digitali, ma poi possono servirci anche per la visibilità, la credibilità e oggi anche per vendere, perché come ho detto in qualche puntata passata, siamo tutti in vendita, cioè quando siamo su un social, sia che l'utilizziamo in maniera personale, sia che siamo lì per vendere qualcosa, vendiamo sempre qualcosa. E qualcuno ci compra pagando con la credibilità, qualcuno ci compra pagando con i soldi. E proprio di soldi oggi voglio parlare con l'uomo che si definisce l'uomo da marciapiede, Marco Franceschini, che di lavoro fa il director di BNI. E per chi non conosce BNI, è un network di imprese liberi professionisti, in cui fanno network e fanno praticamente un piano di marketing. Utile perché io ci sono iscritto, credo, da 5 anni, una roba del genere, e mi ha stravolto l'attività completamente. Non solo, lui è anche in Ascentive, un'altra organizzazione parallela a BNI, in cui si lavora invece che sull'attività, sulla persona. E Marco è tutte queste cose. Lo conosco quasi da 5 anni, appunto. Mi ricordo la prima volta che ci siamo trovati in uno scantinato di un albergo per fare la prima riunione e io ero venuto lì appena arrivato da Cuba. Il giorno prima ero arrivato da Cuba dal viaggio di nozze e vado a fare questo incontro dove non conoscevo nessuno, io che poi sono aperto al mondo proprio come un'ostrica. Provo a chiedere l'iscrizione e lui mi dice subito di sì. Obiettivamente, dopo fior fior di aziende che sono arrivate, e siccome in BNI puoi avere solo un posto per attività, tanta roba, mi lecco anche le dita dei piedi e le punte dei capelli che non ho. Quindi, signore e signori, Marco Franceschini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco qua l'uomo da marciapiede. È arrivato dal prodotto del mondo digitale, invece. Eh beh, marciapiede digitale, ci sta. Marciapiede digitale. Ci sta, ma allora, ti è piaciuta la mia presentazione? Sì, grandissima. Tra l'altro ho un collega che vorrebbe anche essere intervistato, se mi permetti. Vai, Se lui si vai, vai. offende, vado subito a prenderlo. Vai a prenderlo. Vediamo chi ci porta. Vediamo chi ci porta. Eccolo qua. Kermit, Kermit. da anni e anni insieme sul marciapiede. Ah sì. Cosa c'è scritto? Best Network. Sì, adesso è stato a una riunione di imprenditori in modalità relazionale ed è veramente un best networker Kermit, oltretutto. Insomma, io Ma come mi capisci? vedo un po' così, poverino. Se gli cresce la barba è uguale a me comunque. Vabbè. Grazie. Allora, innanzitutto anche per chi ci ascolta, perché questo è innanzitutto un podcast, quindi non lo vedono. Spiego che hai il pupazzo di Kermit ti assomiglia come vestito, però. Ma pensa te, e beh, sono a casa, beh, mi sono messo la cravatta, poi non È il tuo caso. stile. Guarda, io sono contento che non mi vedete perché sotto i pantaloni corti è infradito. ormai è in modalità smart working da un anno e mezzo. Speriamo che. Ma ormai è praticamente finito tutto. Dunque, questo è il mio mantra che porta bene. Mano, giustamente, è il mantra. Beh, certo. Tra l'altro, la sciamano, per chi non lo sa, è nato proprio in Ascentive, in una delle community. Siccome io faccio parte di una community ad Alba, la community Desiderio, e la cosa è nata lì tra la community, tra i lab e mille altre cose. Se vi interessa, andate a visitare la pagina di Facebook Ascentive Italia, che mi potrebbe dare delle cose, e non perché la gestisco io che vi dico queste cose, Ma ma assolutamente non assolutamente sono disinteressato. Allora, perché ti ho chiamato? Perché ho fatto
mente locale proprio sulla questione della vendita, no? E ho detto, bisogna parlare anche di vendita. Non è il mio forte, nel senso che diciamo che il mio percorso è sempre portare le persone a essere credibili e visibili sul web, nei vari canali, quello che vi pare. E poi, una volta che ti ho portato le persone, sono fattacci tuoi se te le sai giocare bene o non te le sai giocare. Cioè, alla fine della fiera io arrivo lì. Però effettivamente la vendita è uno dei settori importanti e sì, come dire, ci sta bene, si intrinseca bene con tutto il resto. E una volta, io sono stato a una Lectio Magistralis, durante una community di Marco, in cui ci ha fatto tecniche di vendita. Non so se ti ricordi la scorsa estate. Mi ricordo, è proprio super base, Beh, sì, ma eh. Però delle volte nelle cose semplici c'è stiamo parlando di robe base, qua non è che un'altra cosa. vogliamo assolutamente basso. Mi era piaciuto un casino. Ho detto, prima o poi lo chiamo quando si riesce a districare dei 120.000 impegni che ha e gli chiedo un po' di cose. Ci siamo sentiti e mi ha snocciolato lì in 3 secondi un paio di parole che ha detto, boh, che minchia vogliono dire, non lo so. Per esempio, mi hai parlato di 90 secondi. Ah, Cosa sono questi 90 secondi? Che non allora. è, apro una parentesi, non è il tempo di un rapporto né mio né di Marco con le nostre partner, sappiatelo. No, infatti. Allora, nelle fasi della vendita, quando incontro la prima volta una persona, a quanto pare, il sistema neuronale dice che il 70% delle informazioni tra due persone avvengono i primi 90 secondi, in cui ti scambi le informazioni e decidi nei primi 90 secondi se con questa persona qua avrai un futuro relazionale, un rapporto cliente-venditore o no nel tempo. E quindi è molto importante curare i primi 90 secondi. Ok, questa è una roba che tra l'altro vedi come c'entra tantissimo, perché quando parliamo per esempio di siti internet, per esempio, per far sì che l'utente non se ne vada dal sito internet, il tempo più importante, qui ovviamente più veloce, perché comunque stiamo parlando di una tecnologia molto veloce, sono i primi 30 secondi. Se nei primi 30 secondi non si apre ci sono alcuni che dicono 3 secondi, ma è fin troppo. Però, se nei primi 30 secondi non riesci ad avere quello che cerchi sul sito internet, fai scappare l'utente. Si chiama in maniera tecnica percentuale di rimbalzo, quella roba lì. Però, a parte le cose tecniche, è importantissimo. Tant'è vero che Google, nei prossimi mesi, sta testando una roba che si chiama Google Page, che praticamente serve proprio a monitorare il tempo di scaricamento del singolo sito internet. Quindi tutti questi siti internet con mega foto enormi, inutili perché poi non vanno all'obiettivo, cioè, sono tutti uguali poi alla fine. Io dico sempre la cosa migliore è il televideo. Tu vai a pagina 201 e hai i risultati delle partite di calcio della domenica. Punto. Quello è una cosa veloce. Questo a me sembra che, a proposito di rimbalzo, rimbalzi molto tra i tuoi 90 secondi sulla vendita e i miei 30 secondi su un sito internet, perché secondo me ci sta. Allora, facciamo il caso che io sono il tuo possibile cliente, no? Tu vuoi vendermi la rana Kermit, il best networker. Ok, come ti comporti? Mi hai parlato anche di obiettivo. Sì. Come ti comporti? Ma allora, abbiamo parlato di tanta roba. Allora, abbiamo parlato dei primi 90 secondi, no? Quindi si collega anche l'atteggiamento. Qua su tutti, ogni parola è un tema che apri. Però Immagino. parliamo proprio, io e te ci incontriamo, ci siamo presi l'appuntamento per telefono ed è il primo approccio, no? E quindi il rapporto è la visione che tu hai, quindi arrivare con un sorriso, una bella stretta di mano e studiare la persona che hai di fronte.
Come è vestito, stile comportamentale, come ti stringe la mano, insomma, Quindi va è tutto un metodo quello che mi stai dicendo. tutto un metodo, sì, tecniche di vendita, perché la trasmissione tecniche di vendita servono a questo. Allora, se vendi, vendi. Però sappi che, ad esempio, tecniche di vendita è legato, ad esempio, come tirare un rigore nel calcio. Ok, ti metti lì, provi, provi, hai la consapevolezza che se tiri così fai più gol se fai così, oppure nel tennis come si fa la rovesciata, come mettere i piedi, come la racchetta, quella è la tecnica di vendita. Sono la consapevolezza di ogni fase. Quindi ogni ci puoi snocciolare anche velocemente un po' di fasi, così. Ok, poi abbiamo parlato di obiettivi. Sì, Logicamente anche. ho i miei obiettivi personali e l'obiettivo, ad esempio l'atteggiamento, una cosa importante che voglio trasmettervi, chiudo il tema obiettivi, ad esempio c'è un atteggiamento per me importante. Dal momento che passo un'ora con una persona, quella persona per me è la persona più importante nel mondo in quel momento lì. Quindi Fabio, per me, tu in questo momento sei la persona più importante nel mondo. Quindi sono completamente concentrato su te stesso, perché il concetto di vendita è vengo nella tua vita per portarti un miglioramento. E quello che tu hai visto, no? Quando mi hai incontrato, in realtà era una vendita, tu hai detto, ha dato l'opportunità a me di diventare cliente. Cioè, vedi come, no? Quindi quando un cliente dice così, è il top, no? Assolutamente, ma io quello che ho imparato negli ultimi anni, che ho imparato anche grazie a te, grazie a BNI, anche altre cose, extra BNI, eccetera, no? Sembra che faccia una marchetta. Però è sceglierli i clienti, cosa che prima non facevo. Scegliere il cliente per me è importantissimo, perché se c'è un cliente anche che paga lo stesso, ma che so che... Mamma, spalanchiamo tanti temi, poi ritorniamo sulle fasi. Il Vabbè. target è una cosa molto importante, essere attrattivi o repulsivi, non lo spieghiamo bene in assenti, noi abbiamo i valori e le connessioni emotive. Tante volte per noi chiudere un cliente è già tanto, quindi lavori by opportunity. Invece scegliere i clienti giusti per te e allineati con te per valori e sapere esattamente la consapevolezza del tuo target market ti permette di avere poi una qualità di vita. Nella quotidianità è importante quello che tu dici, piace anche a Marina, essere libero professionista, non schiavo professionista. Marina e sua moglie, e c'è l'intervista di un anno fa, tra l'altro, stesso periodo visto, quindi Ok. intervisto Casa Franceschini in questo periodo qua. Casa Franceschini, sì. Allora, tu mi hai chiesto le fasi della vendita. Allora, perché la portiamo molto sul semplice, no? In realtà in una trattativa dove ci sono due persone o due parti, no? C'è chi vende e c'è chi acquista, giusto? Giusto. C'è un processo mentale da parte del cliente e da parte del venditore. Allora, io divido una trattativa che può durare da un'ora a 5 ore. Ci sono quattro fasi che sono la prima è la fase dove il cliente ha una fase di ghiaccio. Ok, e il venditore di fronte al ghiaccio cosa porta? Beh, immagino qualcosa da sciogliere, quindi Esatto, fuoco. fuoco. Quindi per quello che viene detto la rottura del ghiaccio, perché l'uomo è un animale, c'è anche la parte istintiva, no? Certo. Che ti porta a dire quando qualcuno ti viene a proporre qualcosa, hai una fase di ghiaccio da superare come approccio, Certo. quando non conosci qualcuno, no? Infatti, normalmente diciamo, non pensavo che eri così, la prima mezz'ora che ci siamo conosciuti, no? Certo. Ed è il famoso ghiaccio, no? Dopodiché capisci che è allineato con i valori. L'obiettivo è, dopo la fase del ghiaccio, la fase 2, in cui il prospect, il cliente si chiede: ma tu perché sei qua? Ok, prima c'è una fase importante della rottura del ghiaccio in cui si parla finché tutte e due non andiamo rilassati. Quindi cosa fai? Insomma, c'è una specie di chiacchierata finché uno non si è rilassato, poi dipende da chi hai davanti, no? Certo. Dopodiché il cliente davanti si chiede: ma tu perché sei qua? Bene, di cosa parliamo?
Allora c'è questa fase qua, un po' da bar, poi ok, lavoriamo, ti poni sulla scrivania. È lì, che, lì... che parte il giaguaro. Ok, e questo anche il linguaggio del corpo è molto importante. Se il cliente di fronte a te, il possibile cliente, si fa questo gesto qua, si pone sulla scrivania, vuol dire che ok, sono disposto, parliamo di lavoro, parliamo di qual è il motivo della nostra giornata, no? E quindi ha il fumo, no? Ha tutti i punti interrogativi nel cervello e dice: ma perché sei qua? E tu gli dici: l'obiettivo di oggi è, e gli fai tutto il film della giornata, della trattativa, della giornata, del momento, scusa, dell'ora, e lui si dimostra rilassato. Gli dici: ora ci parliamo un quarto d'ora, poi se ti va bene, se c'è la fiducia tra di noi, ti faccio delle domande e poi andiamo avanti. Alla fine di questa mattinata l'obiettivo è raccogliere le informazioni, portarne con delle cose. Allora gli dice: ah, ho capito qual è il fin del giorno, si rilassa, perché l'obiettivo è: sono qua per te, e rapporto di fiducia. Però ritorniamo alla fase 2, abbiamo detto la nebbia, le domande, chissà perché sei qua, di cosa vuoi parlarmi, e no? Certo. Quando c'è la nebbia, mi viene sempre in mente mio papà che lavorava in fabbrica della Michelin, aveva la Fiat Ritmo con 6 antinebbia davanti, perché giustamente le volte facendo la notte, partendo alle 10 dalla Jasca nello Fossano, e quindi conosco la zona. L'unico modo per superare la nebbia è, Fabio? Luci basse, per forza. Sì, luci, comunque le luci in generale. Sì, sì, sì. Sì. No, non quelle sparate così, perché sennò non vedi più niente. E quindi ti porto la luce, no? Certo. Ti porto la luce e ci metto anche un po' di cuoricino, un po' di dolcezza, perché sono lì per lui, quindi insomma, questa è la fase qua, no? Ok. E quindi c'è una fase, poi tutte le possiamo spalancare. Sì, no, ma oggi è una chiacchierata così. Ok, fatta questa fase qua, mentre parli, o lui parla, perché è importante le domande, lui parla, in quella fase lì, appunto, gli dici perché sei lì, quello è l'obiettivo. La terza fase è, per il cliente, è la bilancia. Quindi mentre tu parli, lui si fa già il film, si mette sulla bilancia e bilancia se per lui quello che tu dici è conveniente, lo soppesa, si fa il film, sì, ma questa roba qua, a me. Cioè, lui dice, ho una situazione attuale, per la futura desiderata bilancia, no? Cioè, okay. Quindi devi immaginare l'omino sulla bilancia, addirittura io nella... soppesa, bravo, okay. Aiutami, io l'ho immaginato con la pipa, okay. Rilassato, che ti ascolta, capito, che dimostra interessato, no? Ok. Lo cogli. Tu sulla bilancia gli devi mettere i generici vantaggi. Ok. Quindi il pacco regalo, lui deve vederci, okay. Quello che mi dice potrebbe migliorarmi la vita qui là. Il valore che gli stai passando. Il valore, esatto, okay. Da me, no? Perché voglio stare un po' nei tempi. Sì, sì, ma questo è appunto... Quarta fase, la cosa più importante che tante persone non fanno per la paura di vendere è il trampolino. Fai solo occhio perché stai spostando roba e entra un sacco nel microfono. Pardon. Niente, vai tranquillo. E la quarta fase... e la fase del trampolino. Voi immaginate questo cliente rilassato che con la pipa va sul trampolino della piscina e lì quasi per comprare resiste istintivamente. Perché non si fida ancora al 100% o perché è un istinto? C'è dai rimorsi, è proprio l'istinto di aver paura di sbagliare, no? Okay. Ok, succede, proprio sono le fasi mentali, no? Ok. In questo caso qua, Se tu hai un amico che vuole proprio tuffarsi, che sai che è la cosa giusta per lui e fa bene a farla, tu cosa fai? Lo spingo. Esatto, gli dai la spinta sul trampolino. E non, come fanno molto, ma pensaci, parlane, poi... Cioè, se noi sappiamo che migliora la vita, la cosa giusta per lui, ha la disponibilità di pagare il prezzo di questo, trova il tempo e le risorse per comprare... sta a noi prendere la decisione per lui
come professionisti, se sappiamo che la cosa è giusta per noi. Quindi siamo gli spingitori Gli spingitori. Quindi Ok. ghiaccio, fumo, bilancia, trampolino. Ok. Vedi, già hai aperto un mondo su queste cose. E poi una volta che, ok, tu l'hai lanciato, no? Tu sei la persona che rimane sul trampolino, giusto? Sì. Come ti senti tu da venditore? Che emozioni provi a fare quello? Ma allora, per me è solo l'inizio. Ok. L'inizio in cui durante la trattativa abbiamo stabilito degli obiettivi e io mi rendo responsabile di portarlo a quello. Io gli ho fatto delle promesse. Quello è Quindi, importante. e difatti faccio sempre l'esempio così, no? Bisogna sempre stupire il cliente. Prometti di meno di quello che tu sei sicuro al 90% di potergli dare. Perché quando Ok. lui si troverà di più di quello che lui pensava di avere, lui si legherà per te a vita. E noi non lo Ok. metto in contrario. Cioè, se tu dici, con un esempio, così ci divertiamo un po', della donna, no? Incontri una bella ragazza, gli dici, vuoi venire con me a cena? Sì. Dove ti piacerebbe andare? No? E lei ti dice, ma in quel ristorante lì, tu lo porti in un ristorante stellato? Fai bella figura, no? Invece Certo. se tu gli dici ti porto nel ristorante stellato, E poi lo poi porti nella dopo piola. sì, in un ristorante medio cambia atteggiamento, no? Quindi sempre stupire e agganciarti, perché la fase della vendita è solo l'inizio del rapporto di collaborazione, no? Ho capito. Quindi è quella cosa che. Perché mi piace anche capire. Allora, io godo tantissimo, proprio come un riccio, che non ho mai capito quanto godono i ricci per tirare fuori questa cosa. Però, quando faccio un lavoro con un'azienda, e guarda, mi è successo stasettimana con un cliente, mi telefona soddisfatto, mi fa. Cavolo, abbiamo fatto 2000 contatti con un post senza sponsorizzazioni. Se... E faccio: Eh no, non è vero, non ne abbiamo fatti 2000, abbiamo fatti 7000. Tu non hai guardato la parte, quella, l'altra parte che ho fatto a pagamento usando metà del budget. E da lì proprio gli scoppia, come quel meme dove c'è il tipo che gli scoppia la testa. Cioè, a me piace fare quella cosa lì. Quindi. Mi immagino anche per un venditore, io sono un pessimo venditore, nel senso che ovviamente come tutti vendo, come abbiamo detto all'inizio, però come dire, vendo perché metto tutto in piazza e quindi sono gli altri che mi cercano. Io quasi mai vado a cercare, a propormi agli altri, E perché... questo è anche un ramo della vendita. Ok. Vendita per offerta o vendita per richiesta? Cioè sei Ok. tu ad andare o sono loro a venire da te? Cioè c'è poi una differenza nell'approccio se hai un negozio o sei l'uomo da marciapiede che entra nel negozio a vendere Certo, qualcosa. certo. No, io guarda, ho l'esperienza di ieri pomeriggio che ha suonato alla mia vicina il classico venditore di quell'aspirapolvere là, no, per dire, io lo uso in realtà come esempio sempre nei corsi, perché per esempio i social sono molto da marciapiede, perché? Perché in un social tu bussi alla porta delle persone, ai loro profili, dici, uè, guarda che esisto, sono qua, no? Cerco di venderti qualcosa, che sia anche la mia presenza. In quel caso, ad esempio, io faccio così. Utilizzo molti social, faccio quasi un video al giorno o un podcast al giorno, perché se ti interessa, che ne so, vai sul podcast, ci sono quasi 250, anzi questa forse, con questa superiamo già i 250 puntate, a voglia se ce n'è di materiale. Dall'altra parte invece Google, per esempio, che indicizza le parole, i concetti e tutto quanto, è un altro tipo di vendita. Perché? Perché se io vado da, se io voglio cercare Marco Franceschini, perché c'è la clessidra? Adesso te lo dico. Se io vado da Marco Franceschini, e voglio cercare chi mi può spiegare delle tecniche di vendita, io prima cosa non so che voglio Marco Franceschini, perché cerco soltanto tecniche di vendita. Difatti, indicizzare per nome è una stupidaggine, bisogna indicizzare per parole chiave.
Se io vado a cercare tecniche di vendita e tra i primi vieni fuori tu e nei tuoi contenuti mi conquisti, sono già in una posizione mentale più avanzata rispetto a tu che mi bussi la porta, perché sto già cercando te, ma non lo so ancora. Mi manca solo più il nome, quindi c'è un passaggio in meno. Le due cose ovviamente stanno insieme. Secondo me si collegano anche con quello che hai detto tu. Adesso spiegami la clessidra. La clessidra è, vabbè, questa qua è un premio importante, premio affidabilità. Alzalo un po' che non si vede bene. Ok. Tu hai detto il venditore di aspirapolvere, no? A Sì. me è venuto in mente una scenetta che uso anche nei miei corsi tecniche di vendita del cartone Gatto Silvestro, che c'era il tipo che si chiama Wall of Washington, che entra in casa. Allora, ci sono due tipi di vendita: c'è la vendita semplice e la vendita complessa. La Ok. vendita semplice potrebbe essere una cosa che il cliente entro 20 minuti deve decidere. Quindi arrivi, boom, quello che in americana dicevano la vendita aggressiva, no? E quindi ci sono delle cose semplici, come te, Fabio, dici: io ho 20 posti per i miei corsi a 100 euro. Quanto tempo ci devi impiegare a decidere? Gli spieghi come funziona: 10 sedute, 100 euro più dei reminder, se vuoi, fai l'upgrade, Sì. ti do un quarto d'ora. Fine al tempo della clessidra, o ci sei o non ci sei. Giusto? Giusto. Ed è un tipo di linea, no? Un tipo di... Metto un po' di ansia, devo dire la verità, a È parte fatta qui. apposta, nel Ok. senso che quando una cosa è semplice ed è quasi a poco valore e per te tanto, e fai un'economia di scala, non devi stare 3 ore a convincerlo. Ok. Cioè, alla fine dei 20 minuti la clessidra, ting, sì o no? Ok? Ok. Mentre la vendita complessa è il cliente che gli dà 6.000 euro l'anno, che penso sia il tuo cliente medio, no? Mi sembra, perché un po' ti seguo, ti ascolto, per seguire le pagine social e tutta la strategia digitale. Quella è una vendita complessa. Probabilmente prima di partire, presumo ci vogliono dalle 3-4 ore di colloquio, di studio, no? Faccio un'intervista normalmente. Faccio Quindi... un'intervista per se io devo farlo a te. A parte che ti conosco benissimo, però ti faccio un'intervista. Io normalmente tiro fuori quello che io chiamo il manifesto, no? Della persona. È presente come dovrebbero essere i manifesti politici con i propri valori. Se vogliamo, è molto simile alla vision, no? Tanto per tiro fuori quelle cose lì, cerco di capire qual è il tuo target, non tanto target inteso come target market, perché quello viene in un secondo momento, ma proprio il target di persone che vu a cui vuoi parlare. Io Che cosa devo. tu fai, Fabio? Fai il pescatore, butti le reti. Sì, ci sta. Infatti, we are the net, noi siamo la rete, ci sta benissimo. Quello era come pescatore di uomini. Adesso quello è un esempio Pescatore di follower, dai. un po' alto, se vogliamo. Non ho ancora imparato a camminare sulle acque, però no, sì, assolutamente sì, faccio quello. Comunque, per tornare al discorso, tiro fuori queste cose qua perché devo capire qual è il tuo target, di cosa puoi parlare, se ci sono dei servizi, una roba che la gente non si rende conto mai, che siamo pieni di contenuti, pieni di storie, pieni di punti di vista. Io in questi giorni sto scrivendo delle cose proprio su questi tre argomenti, cioè il brand, il punto di vista e raccontare delle storie e trovare il materiale è abbastanza semplice. Poi alla fine, cioè normalmente dopo un paio di sessioni dici, oh, ma io ho fin troppa roba da pubblicare, non mi bastano i giorni. Cioè se io dovessi pubblicare veramente tutto quello che ho in testa del podcast, dovrei fare solo il podcast. Per dire, perché ce n'è veramente cose che ovviamente le rigiri perché diventino interessanti e siano quel valore di cui parlavi prima. Ci sono, io mi imbatto soprattutto su LinkedIn, e questa è un'altra domanda che volevo farti. Io adesso non so quale sia la tua presenza su LinkedIn, se lo usi molto o poco, eccetera, però quello che sto notando
Su LinkedIn, allora io sono Tizio, mi chiede il collegamento Caio, normalmente, ormai accetto anche quelli che non conosco, all'inizio accettavo soltanto quelli che conoscevo, poi per una questione di vanità, di avere tanti follower, mi sono messo a accettare un po' tutti quanti. E ovviamente se hai una buona presenza in tanti, anche lì non vado mai a chiedere io, quasi mai per primo il collegamento, sono gli altri che me lo chiedono. Un buon 30% di queste persone mi chiede il collegamento e subito dopo mi fa un'offerta a freddo. Così. Così. Cioè, tu mi chiedi il collegamento, ciao, sono Marco Franceschini, ti andrebbe di acquistare questo pacchetto Ascentive? Sì, arrivano direttamente sul cosa? Ecco. Direttamente sulla bilancia, così, secco, modalità transazionale. Come lo giudichi una roba del genere? Ma è veramente una struccia. Di dopo, guarda, non c'è censura su Me lo Spotify. Lo giudico, io lo giudico, una stronzata. so, io non gli rispondo Alla neanche faccia che mai. Cioè... c'è giudizio, è veramente No, no, cioè io non non rispondo la mai a pensa sta roba. proprio. Cioè, poi può esserci anche la vendita per, questi sono i criteri di marketing, per occasione, no? Sì, ho Di un capito. prodotto conosciuto, no? Tipo macchina figa, la vedi con la barra 40%, no? Ma sui servizi? Come fai a andare, cioè sulle Servizi, relazioni, come fai ad andare diretto così? ma anche perché io noto soprattutto uno degli errori più grandi che vedo fare. Poi, errore dal mio punto di vista, ovviamente c'è un po' di giudizio sul coso, sul fatto anche di essere una persona abbastanza chiusa, che già per aprirsi ci mette un pochino, quei 2 o 3 anni più o meno. Ancora ti presenti, mi vuoi vendere qualcosa? Vaffanculo, cioè, nel senso, mi Non fa. metto, no, difatti il concetto che scusa Dimmi, se dimmi. interrompo, No, no, vai, vai. ho un'affermazione e una domanda. Vai, vai, dimmi. L'affermazione è per vendere, la prima cosa, prima di partire con la valigetta e andare sul marciapiede, per vendere devi conoscere bene il prodotto che vendi e per prodotto che vendi nei particolari e conoscere la concorrenza, come è posizionato. Ciao Anita. Come Ti ha posizionare? salutato. Ti saluto. Mi mancano i tuoi occhi verdi, ma prima o poi. Dice che gli mancano i tuoi occhi verdi. Ride. Gli occhi verdi più belli dell'universo. La Madonna, è sempre mia moglie, vai Guarda che questa è una tecnica di vendita, guarda che sono una tecnica di vendita. Allora, Fabio, senti qua. piano. Dimmi. Dicevamo, devi conoscere bene i prodotti, come è posizionato sul mercato, il prezzo, le caratteristiche tecniche, la concorrenza, insomma, come è posizionato. E devi conoscere le persone. Devi conoscere le persone, devi avere una cultura umana e relazionale importante. Ci sto su questa cosa qua. Io, una cosa che a me non riesco a capire tanto è quando, per esempio, mettiamo che tu sia un consulente, quelli che vendono i contratti telefonici, no? Ti fai un bel cappello con scritto Vodafone, Wind, eccetera. Poi arriva la Telecom, ti fa a te, venditore, dice: no, ti faccio questo, tu hai una percentuale maggiore, e da quel momento hai il cappello Telecom, no? Tele, adesso è TIM, sono anziano. Grazie. SIP. Cioè, io noto che vai un po' a perdere di credibilità nei confronti dei tuoi utenti, dei tuoi clienti. Perché fino a un giorno prima mi dici: ah, sono Wind, Wind è il migliore, eccetera. Adesso è Telecom. Non è meglio posizionarsi come venditore di piani telefonici rispetto che come rivenditore di piani X della tal compagnia? Tu cosa ne pensi? Ti rispondo sì, così ti faccio No, contento. no, dai, va No, bene. in realtà è abbastanza complesso. È... Ci
avere una risposta seria ci vuole un minimo Sì, di... ok, perché è una cosa che a me, cioè, tante volte mi capita di vedere persone che ne so, quelli che vendono le cose per dimagrimento piuttosto che i prodotti, sono i migliori prodotti, poi appena hanno una percentuale migliore, quello non è più il miglior prodotto, no, quello è il passato. Adesso c'è questo qua. Ti faccio una domanda Sì. per te, visto che siamo andati su prodotti. Sì. Quali sono i valori, tu hai nominato delle aziende, io guardo anche come si comportano e i valori che hanno, se sono arrivati con me. Certo. Poi se costa anche il 10% di più non me ne frega niente. Compro valore, no? Assolutamente Quindi sì. non è la guerra dei prezzi. Guarda, io... Quello è un mercato che non conosco, quindi preferisco non giudicare quello di cui non sono esperto. Tu non vai sulla guerra, anche come venditore, sulla guerra dei prezzi non ci vai, perché era una delle altre domande questa, quindi... Io tantissime volte ho comprato spendendo anche il 20% in più, ma quel 20% c'era la persona, l'assistenza, tu ci sei, il valore aggiunto e quant'altro. A Certo. parità, cioè... Dipende da quello che devo comprare, cioè non me ne frega. No, Se uno e assolutamente sì. l'altro faccio bingo, però. Assolutamente sì, ma guarda, siccome io sono in questo mondo, a me capita che mi chiedano, ah, devo cambiare macchina, inteso come PC, eccetera, vado in quel negozio famoso di catena, eccetera, e io normalmente dico, no, compralo da un piccolo negozio, spendi sicuramente di più, ma hai anche l'assistenza. Che è una cosa che è importantissima, perché in quei negozi lì, o peggio ancora su Amazon, eccetera, dove io compro delle cose, non è che io non sono assolutamente contro Amazon, magari con le politiche di Amazon sì, ma come concetto no, perché è il presente, non è neanche come dicono tanti il futuro, no, è il presente quella roba lì. L'assistenza, com'è che si chiama? Adesso mi sfugge il nome, praticamente come tratti un cliente e come ti occupi di un cliente, secondo me fa parte anche di quello che acquisti. E quindi il computer, se tu lo compri da un'azienda piccolina, alla minima cosa telefoni a Davide Marocco, senza fare nomi, e lui si fa in quattro perché ti mette a posto quella macchina, sia che sei il dirigente della multinazionale che sei Fabio Mattis, cioè nel senso ti aiuta e ti risolve il problema. No, io la vedo così. Quel gap lì tra quello che potresti spendere tra, che ne so, comprarlo su Amazon. E la soddisfazione cliente, non mi veniva il nome prima, perché mi sento sicuro, la sicurezza in questo, soprattutto in questo periodo è un tema stra importante. Io acquisto una cosa e poi mi sento sicuro, ho le spalle parate. Come dici tu, ci sono, puoi anche spendere il 20% in più. Devo essere sincero, anch'io lo faccio, cioè su certe cose io vedo anche, che ne so, se vogliamo parlare di concorrenti di BNI o altre cose, ci sono, li ho visti, quello che mi fa continuare a stare lì, per esempio, è che c'è un metodo alla base e quel metodo mi para il culo, detto in parole un po'. Ambiente protetto, molto importante, e probabilmente è una cosa tua. Tipo. Probabilmente tu hai bisogno di rassicurazione, quindi che è il gatto? Il criterio di Sì. soluzione, il criterio, probabilmente un tuo criterio di soluzione è la sicurezza. Ok? E quindi quando devo venderti qualcosa, Fabio, ora lo so, se ti dico in una frase, se so che va giusto per te, ti rassicuro, te lo vendo. Per me, ad esempio, è l'esclusività, l'unicità, il prestigio. Certo, tu saresti come quelli, i vestiti da matrimonio, gli abiti di matrimonio. Un po' così, ognuno ha il proprio... No, che devono essere unici, infatti, perché una sposa se vede un'altra sposa col suo vestito, tum, gli si alzano i capelli. Pensa, poi ti faccio la domanda, che quando io vendevo
ho lavorato per un private banking 20 anni, quindi gestivo i risparmi delle persone per poi trasformarli in sogni, che poteva essere la casa, l'università dei bimbi, o metterli da parte per sicurezza perché non si sa mai, o giusto per l'atteggiamento mentale, no? C'è chi vive in modo sicuro se ha un gruzzoletto di soldi da parte o per la salute, eccetera, eccetera. E una delle domande importanti quando c'era un cliente grande che analizzava la famiglia era anche capire qual era il suo criterio di soluzione. Glielo chiedevo, ma in linea di massima, quando tu compri una cosa, la compri perché c'è l'occasione e quindi se aveva un prezzo allora la compri di meno, la compri perché ti dà sicurezza, la compri per l'esclusività, quindi è importante capire questa roba qua. Perché così riesci già a indirizzarlo comunque. Cioè, tu dici, prima mi hai detto voglio stupirlo, ma ad esempio con me mi stupisci se ho ancora più sicurezza. Cioè io devo stare, nel senso quando compro qualcosa voglio essere tranquillo che quello che ho comprato, magari non lo uso neanche, ma il difficile, perché io già sono uno che compra pochissimo, però voglio essere sicuro che sia un investimento. Per me BNI è stato un investimento, per esempio. Acquistare un PC è stato un grande investimento. Comprare un PC allora, è un investimento. Le domande poi sono due. Vai, fammele. Parti. Una Vai. È generica, che fa riflettere, quelle che piacciono a me, qui non hanno una risposta. Il problema è, le persone comprano i prodotti migliori? Te la spalanco. Le persone comprano i prodotti migliori o comprano quello che trovano sul mercato? Dipende dalle persone. Perché se io vado su Amazon, vado a comprare i prodotti del mercato. Se io vado da un consulente, voglio il prodotto migliore. Ok, tu la vedi così. Perché, cioè, nel senso, l'esempio prima la del... La realtà è che la gente compra quello che trova sul mercato, anche Amazon mercato. Tu cerchi una cosa... Il mercato... Sì, infatti, Amazon sì, assolutamente. Sì. Amazon è la guerra dei prezzi, cioè, la stessa Nike, io me la trovo in due store diversi, una costa 2 euro in meno, logico. Quello è il mercato di prodotti mass market dell'economicità. Certo. Quindi, anche io se devo comprarmi una giacca... Poi mi pento, ad esempio sulle scarpe da moto, abbigliamento moto, non vado più su internet perché è importante la taglia, indossato, le vedo dato l'addosso. Certo. Se devo un Lego da regalare a Natale a mio nipote, cioè è anche comodo che non perdo un'ora, cioè chiedo scusa, andare in giro, metto su Amazon, ho idealista, idealo, e trovo a prezzi, chi c'è, buon, veloce, fine, cioè. Assolutamente sì. Io ad esempio guardo tantissimo le recensioni prima di acquistare da Amazon, per esempio. Tutti i vari feedback, eccetera, me li studio bene perché, che ne so, ho comprato un libro l'altro giorno, prima di comprarlo ho guardato che fosse un libro sul lettering, a cosa serviva, se era base, non era base, compagnia bella. E ci sto un pochino su quello. Anche lì è una tecnica di vendita, secondo me, mettere le recensioni, perché lì lo faccio mettere sui siti, sui social, le testimonianze sono sempre quella cosa di rivedersi nell'altro. No, assolutamente è un feedback. Allora, ci stiamo incamminando verso la fine. Come sei rilassato? Stai bene? Sono un po' in ansia della prestazione. Ma no, ma figurati. Vorrei farti fare la figura. Allora, il mio obiettivo quando faccio una cosa è sempre verso gli altri. Quindi portare o valore, ispirazione o qualcos'altro. Se avviene, sono contento. E guarda, secondo me mi stai facendo fare un'ottima figura, una persona competente. Normalmente faccio anche un po' di cagate. Si ride anche sul podcast, cioè nel senso, voglio dire, è vero che parlo di strategie digitali e tutto quello che vuoi, ma sono robe vecchie come il cucù, cioè nel senso, io delle volte, ultimamente ho preso come spunti i pirati, per esempio. C'è un cellulare. Non è che Motorola, no?
È un po' passato. Quanti anni ha Kermit? E c'è anche la borsa inglese, ai suoi anni, questo che mi avrà 30 anni. Sì, il Motorola c'è ancora, per carità, adesso è smartphone. No, che non è lo startup. Ah, così. Evoluto. Ci sta. Comunque, adesso ho perso il filo del discorso. Ah, no, stavo dicendo, sto prendendo i pirati, per esempio, come esempio di branding e cosa, perché nella storia è sempre stato così. Difatti, questa è una domanda, non l'avevo scritta, ma mi è venuta in mente adesso. Per fare vendita, bisogna studiare, e se sì, testi specifici, o siccome io te lo sento parlare spesso di come si comportano le persone, è più sociologia quello che vendita vera e propria. Io, ad esempio, testi specifici di web marketing credo di averne letti due, a dire. Tutto il resto è uomo da marciapiede digitale, nel senso che guardo gli altri, provo su me stesso, se la cosa funziona lo passo ai clienti. Per me questo è il processo. Ma perché vuoi qualche libro figo? Più che libro, sapere da dove prendi le ispirazioni. Cioè, Ah, dove prendo le ispirazioni? Ho avuto dei grandi maestri. Nella tipo ci dici qualcosa? vita mi cerco i maestri e li seguo. Ok. Come l'allievo al maestro. Come Star Wars. Ma io l'ispirazione la prendo dalla mia vision e dalla mia mission. Ok. Può essere anche di ispirazione facendo una meditazione o Ok. pregando, per dirti, o recitando un rosario. Quindi Ok. mi alzo al mattino con l'obiettivo di aiutare a capire gli altri, e voglio che le persone che quando incontrano dicono: ho incontrato Marco Franceschini, la mia vita è migliorata. Poi fortunatamente il 40% mi dice: l'ho cambiata, l'ho trasformata, non solo migliorata. Certo. Quindi mi alzo al mattino con questa connessione emotiva vision. Per me è Ok. importante, tu lo sai, valorizzare la vita degli altri, del cliente, e fargli capire che è una vita che merita di essere vissuta, insomma, anche nelle piccole cose, nel miglioramento di piccole cose. Quindi per me è importante che non si senta nessuno abbandonato, e in più che si senta vincente. Questa cosa dell'abbandono te l'ho sentita dire un sacco di volte. Posso testimoniare che è una delle sue chiavi principali credo del tuo lavoro, poi in generale, ma proprio di stile di vita. Penso di sì. Sì, An è la anche mia se incontro una direzione. persona che non vedi da tanto, c'è questa cosa di non abbandonarlo comunque. Chi allora li seleziono? Nel Ok. senso che se lo meritano, sì. Li Ok. studio, sono dei valori, se il loro fine è positivo, gli do energia e coraggio, insomma. Allora, ultimi 10 minuti, perché più o meno ho detto di stare su un'ora, siamo a 48 minuti, quindi ci sta, giù di lì, poi ovviamente taglierò tutto, sarà di 1 minuto e mezzo l'intervista. No, è vero. Allora, perché ci hai già detto un sacco di cose, no? Cose che le persone non sanno di voler sapere, perché io questa settimana ho fatto sondaggi dappertutto sui social e ho detto che avrei, se interessava qualcosa a qualcuno delle tecniche di vendita, e la roba è andata peggio. No? Ma la gente non sa che interessa, gli deve interessare questo, perché io per primo seguo dei consulenti di tecniche di vendita come podcast, no? E se volete poi dopo nei commenti metto anche qualche link, anche perché non mi spaventa mettere link a altre persone, anzi, se creo una community più consapevole, trovo già dei clienti profilati. Io la vedo abbastanza così. Negli appunti che mi ero preso, che c'eravamo scambiati, mi hai scritto anche criteri di soluzione. Ecco, l'abbiamo detto prima, che per il Sono quelli. marketing, quindi puoi avere diverse. È importante capire che di fronte, quando lo ascolti,
Se per lui è importante la sicurezza, devi cercare il prodotto, la strategia che gli porta sicurezza. E quando parli, caratteristiche tecniche, pregi, vantaggi, gli vai a parlare. Cioè, se tu prendi la sicurezza come te, no? Sai, Fabio, questo è un prodotto prestigioso, ti rende unico, poi fa da 0 a 100 in 3 secondi, arrivi a 300 km orari. Per quello che Fabio è perfetto per te, tu mi dici, ma veramente chi va sano va lontano, io Quindi un'obiezione, perché è la domanda dopo. cioè, Ti no, faccio veramente un'obiezione. sbagliato, cioè se tu mi parli di sicurezza, dico questo è molto sicuro perché è un'affidabilità di questo genere, non ti sentirei tradito da questo prodotto perché è altamente sicuro, testato, guarda le recensioni che hanno. Di farmi stare tranquillo, sudo. Sai che non sono mai andato in moto io. Cioè, mai. Ok, io ti faccio, visto che era il punto dopo, ti faccio delle obiezioni su quello che mi hai detto. Yes. Ok, come si gestiscono le obiezioni? Un Le altro obiezioni capitolone. si gestiscono ascoltando, recependole come feedback e come valore positivo. Di fronte a una persona sincera che ti dice quello che pensa ed è una cosa positiva. Ok? Uno. Due, all'obiezione rassicuri e tecnicamente la rimandi 3 volte. Innanzitutto l'obiezione devi capire se è generica, non ho tempo, non ho soldi, non mi interessa, e normalmente è falsa, e per dirti no. Invece l'obiezione, io lavoro per dati statistici, quindi non è che Sì, sì, lavoro sì, sì. in però di fronte quando è generica, ma se in questo momento non ho tempo per farlo, non ho tempo per dedicare, normalmente. Se invece l'obiezione è precisa, specifica, diciamo, il 90% è vera, è una roba che pensa proprio. Ok. Gli dai fino a 2 rimandi di soluzione. Ok. Se lui ti respinge il terzo, vai a finire che gli manchi quasi di rispetto, cioè accetta il fatto che lui non è pronto. Ok. E il classico ci devo pensare come viene, come lo vivi? Scappa, Scappa. Che scappa io penso a mia madre quando doveva comprarmi le cose da piccolo che diceva ai negozianti, ci devo pensare, non tornavamo mai normalmente. devo pensare a un modo per dirti elegantemente, ok, oggi non compro ed è una cosa da rispettare, quindi ci va anche la risposta, perché comunque non è che puoi spingere. E lì è un altro tema, eh. Molto importante sull'atteggiamento e sull'etica della vendita, perché molte persone pensano che vendere sia chiudere, quindi chiudere una persona. Supponiamo che io devo vendere qualcosa che ami, Ok. mettiamo. Se l'obiettivo che lo porto in un angolo e lo chiudo, no. L'obiettivo che Kermit, come fa Fabio, dice: ok, mi interessa, ci diamo la mano e facciamo un percorso di vita insieme migliorativo. Quindi in vigio interconnesse, cioè ok, ho capito che sei qua per migliorare la mia vita, per darmi qualcosa di migliorativo e quindi è un cammino insieme. Ok. Ti è piaciuta questa immagine? Sì, mi è piaciuto, stavo pensando alla domanda dopo, in Molto, realtà. anche in sala fisicamente. No, ma stavo pensando alla domanda dopo, che ci sono delle persone che capiscono questa esigenza, ma non hanno la possibilità, per esempio, di comprare. Tu, ad esempio, allora, metti che mi devi vendere un corso, questo corso costa 3.000 euro, io in questo momento non ho 3.000 euro a disposizione. Vari motivi, eccetera. Ovviamente non è colpa tua come venditore, però sai che potrebbe servirmi. Mi tieni lì in un angolo e provi a contattarmi magari più avanti, o dici: ok, questo qua se vuole mi richiama lui, oppure boh, ci metto una croce sopra. Se trovassi la soluzione a questo problema economico tuo, ben sapendo che forse in sicurezza o sei proprio
Può capitare. Per i figli, cioè, A me è capitato, da cliente, dire delle volte, guarda che in questo momento non posso, soprattutto i periodi che ero in affitto, che il lavoro era se all'inizio, eccetera. trovassi la soluzione a questo qua, lo prenderesti seriamente così, se trovassi la soluzione a questo e mi ritiro per deliberare e ritorniamo, torno con la soluzione, tu lo faresti? Se mi interessa, sì, cioè nel senso, io ho notato, ad esempio, che ne Quindi so, capisci se è un'obiezione o una cosa vera, no, Fabio? ok, per esempio, che ne so, mettiamo che io in questo momento non ho la disponibilità del corso da 3.000 ore, ma so, da 3.000 euro, ma so che mi può servire per, poi come ragione io è sempre per investimento. Ed è una tara quello, perché poi non mi tolgo tante soddisfazioni, ma nel senso la roba mi compro lo schermo così perché mi serve per quello, ed è un investimento, perché è fin troppo quello. Però faccio la formichina, per cui poi d'estate posso essere un po' più libero, eccetera. E, se non ho, se dall'altra parte riesco a capire che effettivamente ho un valore in quello che mi passi, Sì, cioè ma in realtà mi crea quasi uno stress non poterlo acquistare. gli trovi la soluzione, lo fai sognare, dici, lo vedi come un costo o un investimento? Cioè, No, certo, però metti proprio che sono conta, crasato e dici. spendi 3.000 euro, hai, considera, io te lo dico da consulente, cosa ti ritorna indietro. Certo. Perché tu stai investendo ora, non devi vederlo come un costo. Ci sono delle domande e affermazioni di buon senso per farlo ragionare, no? Poi mi viene Capito. in mente nel frattempo come vendere quel pezzo lì a tua mamma, che hai detto che ci pensi. Ok, vai, già. Signora, consideri solo che questo è un pezzo unico, è l'ultima taglia ed era perfetto per lei. Se lo compra ora, mi telefona, io glielo tengo da parte. Guardi, per lei gli faccio sconto nuovo cliente del 15. Ok? Ci pensi? Tieni in considerazione queste cose qua. Però gli dai un tempo, Gli do un tempo, perché difatti. poi magari entra quella dopo che te la paga. Esatto, entro venerdì, no, al posto di mi è venuta in mente questa cosa qua, che se ci ragioni, Ah no, effettivamente. sicuro. Ah, anche io ne ho parlato l'altro giorno, non so se può essere una tecnica di vendita, chiedo il tuo giudizio su questo. Una cosa che c'è sempre stato nel mondo informatico, quando tu compri un programma, in realtà prima, spesso e volentieri, provi una demo, no? Che cos'è una demo? È lo stesso programma che magari dopo 30 giorni scade, non puoi più usarlo, ma tu per 30 giorni l'hai provato, oppure è un programma con delle funzioni limitate, ma intanto provi a vedere quello che puoi fare. Per il mio campo ce ne sono tantissimi, che sono i portali per pubblicare su più account contemporaneamente. Normalmente ti danno la possibilità di provare su tre canali. Tutti quanti, in realtà, se abbiamo un'attività o chi fa il mio mestiere, ha più canali. Quindi, se ti trovi bene con quelle cose lì, è più facile che acquisti il pacchetto, quello a pagamento. Tu come lo vedi? Come dare qualcosa? Cioè io prima, io l'ho chiamato dare una demo, perché nel mio campo, dare qualcosa prima, che è un po' come l'assaggino, no? Quando vai al supermercato che ti fanno provare il formaggio, piuttosto che. Una cosa fantastica, una cosa veramente figa che dà tanto valore, nel senso che è proprio un investimento su di lui. Per il momento, Certo. quando gli dai una demo, non ci guadagni. Dico, Assolutamente. credo talmente che, guarda, normalmente succede quando c'è un po' di incertezza, però è impegnativo, è una cosa che dura anni. Questo, tu gli dici, fallo per 6 mesi, lo proviamo, lo testiamo, mi paghi quello che è l'impalcatura, cioè le fondamenta, la Lo struttura. la struttura. Oh, lo schema, Non ho capito dove volevi arrivare. un'altra cosa. E poi, se ti va bene, di lì partiamo, se no, amici come prima. Io la trovo una cosa fantastica, fossero tutti così. Io ci credo molto a questa cosa, anche nei corsi.
cioè, comprare un corso a, come dire, a scatola chiusa, dici, uno viene da Fabio per cosa? Cosa ti dà? Io il podcast l'ho aperto per quello. Anche perché Fabio, normalmente le persone devono superare, noi abbiamo parlato di una persona, di una cosa importante, la fiducia. Quindi iniziargli a fare quello acquisisce la fiducia in te e la relazione e per ambo le parti, no? Perché il Certo. cliente tu e lui testare te. Perché una volta che supera quella prova lì, tu gli puoi vendere qualsiasi cosa e lui acquista qualsiasi cosa. È proprio per quello che dicevo, facevo l'esempio prima dei venditori di tariffe telefoniche, che se si mettono un cappello sopra di una tal tariffa e poi la cambiano, io vado a perdere la fiducia, perché allora fino a ieri mi hai venduto quello solo per interesse tuo, che è, cioè, lo sappiamo che è così, anche in Guarda, un altro senso. tipicamente preferisco non commentare. Ok, io ti dico, per esempio, in quel caso lì io vado, che ne so, delle tariffe telefoniche, vado in un negozio dove ce le hanno tutte e mi fanno vedere tutti i piani e poi scelgo. Il futuro di, secondo me, tanti mestieri sarà proprio il brokeraggio, nel senso che avere tante soluzioni e per te ti porto quella migliore. Senza vincoli, come dice un nostro amico, però effettivamente io lo vedo anche, cioè, obiettivamente, in questi ultimi anni, pur facendo molto meno programmazione, quindi, però consigliando le persone giuste, facendo il consulente per aziende, io sono andato a guadagnare di più, pur non facendo più quasi niente in prima persona. Però dico, quella persona va bene per te perché ti può sviluppare quello e quell'altro, e alla fine è un brokeraggio quello. Ma sì, giusto uno per dare il meglio al cliente, non è un giudizio. C'è anche il brand, Ah, beh, certo. no? C'è anche il brand, uno compro quel. Allora, è lo stile comportamentale. Se sei un Certo. direttivo, viaggi con la patacca, con lo stilista, e fai il fighetto col brand, e anche con le auto, eccetera, compro quello perché mi ritrovo quel brand lì. Certo. Tanti si ritrovano anche per dirti nella linea telefonica, si collegano Sì, con te. adesso io ho fatto l'esempio della linea telefonica perché è quella proprio guerra dei prezzi, quella perché obiettivamente ti do quel 10% in più, in cambio 10% in meno, e tu, cioè. Come te, io sono relazionale e mi piace avere a che fare con le persone, quindi sono d'accordo con te. Molto bene. Oh. Come ti sei trovato? Bellissimo, dai. Il tuo esordio in audio, sappi che adesso sarai su Spotify, sarai su Spreaker, sarai su iTunes, quindi tu che hai l'iPhone puoi scaricare Apple Podcast, ti troverai lì dentro, ti faccio sapere quando esce la puntata. E non so perché, qualcuno me lo deve spiegare ancora, ma sono ascoltato in India. Secondo me è legato al network, no? Non lo so, però in India se mi ascoltano mi fa molto ridere È la questa. tua anima che viaggia, sciamano. Può essere. Cioè, ho praticamente diciamo l'80% che mi ascolta È la rete dai miei siti. neuronale che viaggia. Sei parte in India, sono ascoltato. Non so dove vado a finire in India. Io dico sempre: ascoltate il podcast per acclimatarvi prima di fare all'amore. Siamo su YouTube anche, siamo su Facebook, siamo sul canale Telegram di We Are The Net, che si chiama, indovina un po', We Are The Net, ma c'è anche We Are The Net, la community, sempre su Telegram, facilmente raggiungibile. E poi c'è, cosa c'è ancora? We Are The Net, il laboratorio su Facebook, che è il gruppo che ormai abbiamo superato i 200 utenti, e quindi facciamo anche un bel lavoro lì. E poi su tutti i vari canali, cose. Ah, ultimamente provate a chiedere ad Alexa, Alexa, voglio ascoltare il podcast We Are The Net, se Alexa lo capisce, perché ha un po' di problemi cognitivi ogni tanto. Alexa, vi parte il podcast adesso anche su Amazon Music.
quindi siamo anche lì, tanto per Mamma mia. non farci mancare niente, quindi finisci nel mondo adesso. Grazie Fabio, dal marciapiede al mondo. Dal marciapiede al mondo, è la comunicazione quella di cui parlo spesso uno a molti, cioè noi siamo qua e arriviamo a molti e ci possono ascoltare. Io ti ringrazio per Grazie. essere stato qua con noi, spero che ritornerai e ti faccio sapere come vanno le cose, perché secondo me di tutti questi argomenti si può aprire delle Mi fai pillole. ritornare se superi quanti ascolti. No, non me ne frega niente degli ascolti, non è quello. Sai come giudico la cosa se è piaciuta o non è piaciuta? Un po' dai commenti, perché se tipo ieri ho fatto una puntata volontariamente provocatoria e sono arrivato un botto di commenti e quindi vuol dire che l'hanno ascoltato. Dovevamo dire, dovevamo provocare un po'. Ma questa è una puntata informativa. È un po' come dicevo prima nei corsi, il podcast per me è quello informativo, poi vengono a vedere quello che c'è. E il podcast io lo uso così, se no faccio una serata di presentazione. No? Prima, perché secondo me devi sapere che cosa ci troverai nel corso, non puoi partire così. Soprattutto, ok, la fiducia, ma la fiducia, io, ecco, un altro parametro che mi hanno scritto ieri, persona che non conoscevo, mi ha scritto online, io vengo a fare il corso solo se lo fai tu. E questo non l'ha mai visto nessun corso, non arriva dalla mia sfera contatti, non arriva da niente, solo dal web, e quindi vuol dire, oh, ciao, funziona allora, quella roba di richiamare la fiducia, la credibilità, eccetera, la provo prima su di me, poi passo le tecniche agli altri. Marco Franceschini, l'uomo da marciapiede, l'uomo da o del marciapiede? No, da Da, da. marciapiede, del marciapiede è proprio brutto. E la rana Kermit che ci sta Ho parlato salutando. poco, io parlo di ascolta, vedi? Beh, ci vuole, è maestro e il discepolo, quindi torna sempre tutto. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento alla prossima puntata dove si parlerà di... bisogna ancora vedere. Parliamo di atteggiamento. Atteggiamento, si può parlare di un sacco di cose. Ciao a tutti, vi ringrazio per l'ascolto. Ciao ciao. Grazie, ciao.